Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, signori. È il secondo video del giorno. Alle 14 è uscito un altro video dove abbiamo giocato, ragazzi. Dove abbiamo giocato la partita contro l'Arsenal e contro il l'Hellas Verona. Quindi mi raccomando, se non le avete viste, andate a vedervi prima quell'episodio lì che dura una decina di minuti. Poi tornate, guardatevi questo. Come sempre ricordo, ragazzi, come vi ho detto prima nel video di oggi, se tutti e due i video raggiungono i 1500 mi piace, domani, ragazzi, ci sarà un super episodio con la finale di Champions League. Abbiamo aspettato tanto per questo momento, quindi mi raccomando, il like, ragazzi. Adesso ci toccano due partite che sono Lazio e Sampdoria. La classifica è veramente bastarda perché siamo lì. Siamo a meno 3 dal Milan, il Milan però ha una partita in più. Quindi dobbiamo stare molto attenti a livello di differenza reti, ne abbiamo di più noi, siamo a 28, però teoricamente prima ci sono gli scontri diretti e non mi ricordo, sicuramente una partita l'abbiamo persa contro il Milan che è stata l'ultima che abbiamo giocato, l'altra se non sbaglio, anzi perdiamo 30 secondi, ci guardiamo, l'altra se non sbaglio gli abbiamo dato una rumba assurda, qui abbiamo perso 2-1. E mi pare che all'andata, adesso ve lo dico subito ragazzi, all'andata, che cavolo è il Milan, allora, eccolo là, all'andata abbiamo vinto 4-0, quindi comunque siamo messi meglio, adesso siamo pronti a incominciare. Allora, contro la Lazio, partita stra importante, come già detto, questa è la formazione ragazzi, l'ho già sistemata, dove abbiamo Pogba che è l'unico stanchino, ma Pogba è l'unico uomo che non si può mai togliere. Come sempre il like, ragazzi, vi ricordo, se siete nuovi, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in partita. Ci siamo, signori, siamo in casa, ci stiamo giocando esattamente lo scudetto perché siamo a meno 3 dal Milan con una partita in più, quindi pari punti se vinciamo. Mancano solamente due gare che andranno a decidere appunto a chi verrà assegnato lo scudetto. Questo potrebbe essere l'episodio dove vinciamo lo scudetto, la Lazio è quarta ragazzi, anche lei punta alla Champions League perché se vince supera il Napoli e arriva terza, quindi qui abbiamo due squadre che tutte e due cercano di fare la differenza, noi ovviamente dobbiamo cercare di risaltare ancora di più, abbiamo la miglior difesa ragazzi, bella sempre questa inquadratura con lo scudetto della Juventus là dietro. Qui San Gigi ragazzi, c'è San Gigi, mamma mia signori, uno spettacolo, ci ha salvato più di una volta. Poche chiacchiere, siamo pronti a incominciare signori e diamo via allo spettacolo. Attenzione, Pogba strattonato, arbitro ha visto l'inserimento qui di Sturaro, mamma mia Sturaro, madonna mia, bravissimo qui Pogba a dare questa palla stupenda per Sturaro. Sturaro ha visto l'inserimento qui di Alexandro. Attenzione adesso Alexandro contro Conco. Alexandro prova a saltarlo, rimessa laterale per la nostra Juventus. Pogba la viene a prendere. Pogba, attenzione, il numero lì. Tanto quasi ucciso. Il pallone lì! Mamma mia, che numero! Oh mio Dio, signori! Che cosa ci hanno regalato? Pazzescamente incredibile! Mamma mia! Guardate lì cosa hanno sbagliato. Qui Pogba, vabbè, il numero poi spintonato via. La bomba qui di Conco, poi il pallone non si sa che cazzo ha fatto su Marchetti, guardate lì, adesso non si rivede, ha palleggiato tipo 3-4 volte nel nulla, Morata è lì, pronto a insaccarla, a buttarla dentro, 1-0, dai cavolo. Lazio che adesso riparte tutta di prima, il pallone qui dentro, madonna mia San Gigi c'è Chiellini, allora adesso serve Sturaro, Sturaro può servire qui Griezmann e lo fa, di nuovo Griezmann per Sturaro, mamma mia che scambi. Mamma mia che scambi. Attenzione, il pallone qui dentro, Draxler col destro, mamma mia, destro secco, stavo per dire destro perché è Draxler. Mamma mia che show signori, mamma mia, Draxler ragazzi, mamma mia. Bellissima qui la palla di Griezmann, guardate lì, pam, perfetta, non è in fuorigioco. E poi col destro secco al limite dell'area, non sbaglia, anzi non è che è entrato dentro l'area. Che show signori, 2-0 così, un lampo. Attenzione lì, e vabbè arbitro, calcio di punizione. Attenzione, qui signori c'è un certo Paul che carica al destro, il palo, no, il pallone lì. Mamma mia che gol signori, è lui, è Bonny, mi sa, o è Sturaro, è Bonucci. Mamma mia signori che spettacolo questa partita. Mamma mia che episodio per ora.
Mamma mia, un gol totalmente a caso. Prima il palo di... Guardate qui la posizione, intanto guardate quanto gira. Boom! Parata a palo, Bonucci in scivolata, là dove Marchetti non può arrivare. Signori, qui il like ci vuole per forza. Marchetti non ci arriva. Che spettacolo, signori, che show! Attenzione qui, che riparte subito. Dai che la partita è finita! È finita, signori, 3 punti spettacolari, veramente, è stato un... di più, bellissima, bellissima questa partita, assolutamente. Il like, ragazzi, mamma mia, che show, incredibile, 8 tiri, 7 in porta, 3 gol, pazzesco, pazzesco. Ok, signori, la Samp, però prima volevo vedere la classifica, un secondo, perché siamo a pari punti con il Milan, ragazzi, pari punti, penso che questa, madonna mia, che partita, ragazzi, la più importante di tutta la stagione. Poi dopo domani, se arriviamo a 1005, come sapete, ci sarà l'altra partita più importante per la finale di Champions, ma qui, signori, qui ci giochiamo lo scudetto, perché se andiamo a vincere, lo ipotechiamo, se pareggiamo, bisogna stare attenti poi a cosa fa il Milan. Quindi, signori, andiamo a schierare ovviamente la migliore formazione che abbiamo. Il problema qui è che abbiamo tantissimi, troppi giocatori stanchi, quindi questa è la formazione, ragazzi. Draxler e Morata avevano tipo meno della metà della vita, come avrei detto in altri giochi, no, della stanchezza, della resistenza. Quindi questa è la formazione, signori. Se vinciamo, ci portiamo a casa lo scudetto. Ci vediamo in partita, ragazzi. È tesa, questa è tesa, questa è un bel po' tesa, anzi. Pardo, Stefano Nava, chi se ne frega. Lo stadium è pieno, ragazzi. Qui la classifica. Qui la classifica. Ci giochiamo il campionato. Possiamo vincere campionato e Champions League. Questo è il primo traguardo, diciamo la prima coppa che possiamo portarci a casa. Paolo Dybala è in formissima, ragazzi. Tutta la squadra è in formissima. San Gigi vuole vincere il suo scudetto. Il suo quinto scudetto di fila. Se non sbaglio, correggetemi. Dai, cavolo. Evra. Paolo. Nello spazio. Mandzukic. Mandzukic! Oh, madonna mia, la parata, il pallone poi è rimasto lì. Ho detto a lei. Mandzukic, guardate lì dove sta andando. Per recuperare questo pallone, attenzione qui. Attenzione qui, Gigi c'è. Attenzione qui, Quagliarella riesce a girarsi, il mancino palla fuori. Attenzione, Musonda. Musonda fa partire un destro qui, alto sopra la traversa, ci ha provato. C'è lo spazio qui per Dybala. Dybala. Attenzione, cioè, si accentra Dybala. Dybala, la butta dentro! Madonna mia, perché non ho tirato? Non so perché. I tasti sono partiti da soli, ragazzi, ve lo assicuro. Ero lì che facevo ed è andato tutto da solo. Attenzione al quadrato. Per Paolo. Paolo tenta il tiro a giro, raso terra, niente da fare, Viviano c'è. Finisce il primo tempo. Vediamo se riusciamo a vedere un attimo i risultati. Attenzione, il Milan dov'è? Il Milan, signori, sta facendo 1-1 contro la Roma. Mamma mia. Quindi sta pareggiando come noi. Ma ovviamente non possiamo fidarci di loro, dobbiamo assolutamente portarci il risultato a casa. Attenzione qui, Paolo Dybala. Per Dele Alli. Per Mandzukic. Attenzione qui. Madonna mia. Porca miseria. Era lì. Era lì. Di un niente. Non è passata di un niente. Attenzione qui. Porca miseria. Riparte adesso la Samp. Ok, cross dentro. Oh, palo. Palo, mamma mia. Il pallone è recuperato qui. Dele Alli. Dele Alli, attenzione. Fabinho, il tiro a giro. Il palo, madonna mia. Alli ha visto l'inserimento di Lichtsteiner, però il pallone è ancora lì. Che segata! Che segata! Qui cartellino rosso da dietro. No, cos'è? Segate improvvise. Cartellino giallo, però è una punizione al limite dell'area, ragazzi. È una punizione al limite dell'area dove c'è Paolo Dybala, ma... mi fido di Pogba, ragazzi. 85esimo se va dentro questa. 85esimo traversa, no! Traversa, no! Il pallone è recuperato, attenzione, qui dentro! Dybala no, ha provato a spostarselo. Porca miseria. Non fischiare, arbitro.
Rimessa laterale, 90esimo, potrebbe essere l'ultima azione. Pogba. Attenzione qui. Fabinho. Carica al destro! Il palo di nuovo! Il cross dentro! Dybala! No, è lì il pallone! Il cross dentro! No, non ci arriva! Perché hai fischiato? Madonna, neanche il palo all'ultimo secondo. E qui ragazzi, ci giochiamo uno scudetto sulla partita del Milan. Adesso dovremmo andare a vedere il risultato. Gli bossi sono teso. Porca miseria, si sono teso. Avanziamo. Avanziamo. C'ho paura a vedere, ragazzi, c'ho paura. Avanti. Il Milan ha vinto. Il Milan ha vinto 2-1. 2-1 e vince lo scudetto. Porca miseria. Porca miseria. E che dire? Niente, cioè c'è poco da dire. Abbiamo perso, cioè abbiamo perso, abbiamo pareggiato con 100 pali tipo. Andiamo a vedere un attimo qui la Team Cup. Abbiamo vinto la Supercoppa. Siamo arrivati secondi. Che brutta cosa, veramente. E vabbè, siamo arrivati secondi, ragazzi. Ma non disperiamoci, cioè in realtà un po' sì, perché cazzo, il campionato. Mi dispiace, ma non dobbiamo batterci, nel senso che domani abbiamo una finale di Champions da giocare. Quindi signori, vi ricordo il like, mi raccomando. Facciamo gli allenamenti. Ma porca miseria, veramente. La finale di Champions League. Adesso mi prenderò una pausa prima di giocarla, perché sono un attimo destabilizzato per la sconfitta, diciamo, cioè più che altro il pareggio in questo modo qui, veramente assurdo. Avanziamo fino alla finalissima, ragazzi. Andiamo a vedere l'ufficio. Costa d'avorio ritirata, chi se ne frega. Aggiornamento argentino, chi se ne frega. Ok, Fabinho è contento. Niente ragazzi, domani Champions League, mi raccomando, lasciate un like anche solamente per il sostegno, anche se abbiamo perso, cioè perso il campionato. Se siete nuovi iscrivetevi al canale, in descrizione trovate tutti i miei link utili. Domani mi raccomando, finale Champions League. Se non avete visto, c'è un episodio anche alle 14, ve lo ricordo. Se vi piace questo format qui, nel senso, due video al giorno, fatemelo sapere con un commento. E noi ci vediamo domani, ragazzi. Ciao a tutti e grazie per il supporto.